Sulle note dell'orchestra della scuola media Pietro Leoni si è chiuso l'anno scolastico per gli studenti dei 3 anni di corso. Uno spettacolo ospitato dal Teatro Regina Margherita colmo di genitori. Il tema scelto dagli insegnanti, la comunicazione nell'era digitale, numerosi brani suonati dall'orchestra composta dagli allievi dell'istituto. Oggi in effetti è un giorno di festa, in cui i ragazzi vi portano all'attenzione di tutti, delle famiglie, di tutti i loro familiari, non solo dei genitori, e il percorso che hanno fatto. Questo percorso è incentrato sulla comunicazione, in un mondo in cui la comunicazione è solo virtuale, in cui i ragazzi sembrano che stiano insieme ma in effetti sono molto soli, abbiamo voluto incentrare proprio questo report di fine anno sulla comunicazione, perché questo è stato un po' il percorso di tutto l'anno. Oggi è una festa in cui partecipano tutte le parti che compongono il nostro istituto, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, quindi ci saranno i bambini piccolissimi che comunque sono stati impegnati in un coro e hanno studiato tutto l'anno per poter arrivare a questo risultato. Poi ci sono anche i bambini della scuola primaria e l'orchestra della scuola che ha ricevuto tantissimi premi in tutte le manifestazioni sia regionali che nazionali, e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado che presentano, ballano, mettono un po' in evidenza tutto quello che hanno imparato durante l'anno scolastico. Tra le attività svolte durante l'anno, realizzati numerosi progetti che hanno coinvolto studenti e genitori per costruire dei ponti tra scuola e famiglia. Quest'anno noi abbiamo realizzato un laboratorio intitolato Genitori Consapevoli. È un laboratorio proprio per l'appunto sulle competenze genitoriali e sul ruolo dei genitori all'interno della famiglia, all'insegna di un progetto di comunicazione scuola-famiglia. Devo dire che la guida del dottor Baglieri come psicologo che ha coordinato le attività nostre è stata eccellente, ma soprattutto la risposta data dalle famiglie che attivamente e in maniera costruttiva hanno frequentato le ore di laboratorio e si sono anche fatti promotori di iniziative coinvolgendo anche genitori che non erano presenti ai laboratori stessi. Quindi reputiamo l'iniziativa fortemente significativa e siamo certi di proseguire i laboratori anche nel corso dell'anno successivo.